cos'è il cosplay? È l'unione di due parole, costume, costume, e play, giocare. Un hobby con cui qualcuno si traveste per rappresentare un determinato personaggio, che può essere di un anime, manga, videogioco, film o anche della fantasia. Perché si fa cosplay? Perché è divertente, interessante o per alcuni è anche una sfida con se stessi, per vedere fin dove si riesce a rappresentare quel determinato personaggio. Da molti anni ormai esistono eventi in cui si può fare cosplay e festeggiare insieme questa passione, anche se molti sembrano non comprendere cosa ciò voglia dire realmente. Alcuni vogliono esibire il loro duro lavoro, fatto di notti in bianco nel cucire i costumi, mentre altri sono lì per far sorridere chi li osserva, e c'è anche chi va a questi eventi per trovare nuovi amici che condividano determinate passioni. Quando si va ad una fiera sembra di essere immersi in un mondo pieno di individui che capiscono la nostra passione e hanno piacere di condividere la voglia di creare. È una passione ed è divertente. Tuttavia, col crescere dei social media, qualcosa per alcuni negli ultimi anni è cambiato e la competitività tra qualche cosplayer è molto salita. Perché tutto ciò? Perché da quella semplicità originaria sono nate tutte queste regole che definiscono cos'è un buon cosplayer e uno che non lo è? Molte persone con questa passione si sentono spinte a voler fare di meglio, forse perché altrimenti non si sentono all'altezza di certi standard. Per quanto si dica che il cosplay è per tutti, esistono persone che guardano altri cosplayer dall'alto in basso? Qual è il problema se qualche cosplayer si è comprato il costume o si è fatto aiutare per cucirlo? O si photoshoppa le proprie foto per assomigliare di più al personaggio? Oppure mette in mostra alcune parti del proprio corpo? Secondo noi, a patto che uno non menta dicendo di averlo realizzato da solo, se ciò non è così, non vediamo nessun problema se qualche cosplayer decide di comprarsi un abito, perché magari non ha il tempo o le abilità per farselo da solo. Tuttavia, discriminare qualcuno sulla base del proprio aspetto fisico, capacità di cucire o recitare, non lo troviamo giusto e non è quello che il cosplay dovrebbe essere. Per quanto per alcuni può diventare un lavoro, il cosplay è per la maggior parte un hobby in cui molti appassionati investono molto tempo, denaro e fatica. Ma dire chi può fare cosplay di cosa o mettere standard irraggiungibili porta molti a smettere di provarci e divertirsi. E tutto questo criticare divide la community. Sarebbe bello se si riuscisse ad andare oltre, imparando ad apprezzare lo stile di ciascun cosplayer, o perlomeno rispettarlo. Fate cosplay per il vostro divertimento, per stare coi vostri amici o magari farne di nuovi. E per quanto non sia facile, non badate a tutti quelli che dietro uno schermo o alle vostre spalle vi criticano. Quella rabbia che hanno dentro non è un vostro problema. Se il cosplay vi piace e vi fa stare bene, vivete questa vostra passione. E voi cosa ne pensate? Avete mai fatto cosplay? Vi interessa quest'ambito? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.